Festo dunque giunse nella sua provincia e tre giorni dopo salì da Cesarea a Gerusalemme. I capi dei sacerdoti e i notabili dei giudei gli presentarono le loro accuse contro Paolo e con intenzioni ostili lo pregavano chiedendolo come un favore che lo facessero venire a Gerusalemme. Essi intanto avrebbero preparato un'imboscata per ucciderlo durante il viaggio. Ma Festo rispose che Paolo era custodito a Cesarea e che egli stesso doveva partir presto. Quelli dunque che hanno autorità tra di voi, disse egli, scendano con me e se vi è in quest'uomo qualche colpa, lo accusino. Rimasto tra di loro non più di 8-10 giorni, Festo discese a Cesarea e il giorno dopo, sedendo in tribunale, ordinò che Paolo gli fosse condotto davanti. Quando egli giunse, i giudei, che erano scesi da Gerusalemme, lo circondarono, portando contro di lui numerose e gravi accuse che non potevano provare. Mentre Paolo diceva a sua difesa, «Io non ho peccato né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare». Ma Festo, volendo far cosa gradita ai giudei, disse a Paolo, «Vuoi salire a Gerusalemme ed essere giudicato in mia presenza intorno a queste cose?» Ma Paolo rispose, «Io sto qui, davanti al tribunale di Cesare, dove devo essere giudicato. Non ho fatto nessun torto ai giudei, come anche tu sai molto bene. Se dunque sono colpevole e ho commesso qualcosa da meritare la morte, non rifiuto di morire. Ma se nelle cose delle quali costoro mi accusano non c'è nulla di vero, nessuno mi può consegnare nelle loro mani, e io mi appello a Cesare». Allora Festo, dopo averlo conferito con il consiglio, rispose, «Tu ti sei appellato a Cesare, e a Cesare andrai». Dopo diversi giorni, re Agrippa e Berenice arrivarono a Cesarea per salutare Festo, e poiché si trattennero là per molti giorni, Festo raccontò al re il caso di Paolo, dicendo, «Vi è un uomo che è stato lasciato in carcere da Felice, contro il quale, quando mi recai a Gerusalemme, i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei sporsero denuncia, chiedendomi di condannarlo. Risposi loro che non è abitudine dei romani consegnare un accusato prima che abbia avuto gli accusatori di fronte e gli sia stato dato modo di difendersi dall'accusa. Quando dunque furono venuti qua, senza indugio, il giorno seguente, sedetti in tribunale, ordinai che quell'uomo mi fosse condotto davanti. I suoi accusatori si presentarono, ma non gli imputavano nessuna delle cattive azioni che io supponevo. Essi avevano contro di lui certe questioni intorno alla propria religione, intorno a un certo Gesù morto, che Paolo affermava di essere vivo. E io, non conoscendo la procedura per questi casi, gli chiesi se voleva andare a Gerusalemme e là essere giudicato intorno a queste cose. Ma siccome Paolo aveva interposto appello per essere rimesso al giudizio dell'imperatore, ordinai che fosse custodito finché non l'avrei inviato a Cesare. Agrippa disse a Festo, «Vorrei anche ascoltare quest'uomo». Ed egli rispose, «Domani lo ascolterai». Il giorno seguente, dunque, Agrippa e Berenice giunsero con gran pompa ed entrarono nella sala d'udienza con i tributi e i notabili della città, e per ordine di Festo fu condotto Paolo. Allora Festo disse, «Re Agrippa, e voi tutti che siete qui presenti con noi, voi vedete quest'uomo a proposito del quale una folla di giudei si è rivolta a me in Gerusalemme e qui, gridando che non deve più restare in vita. Io però non ho trovato che avesse fatto qualcosa meritevole di morte, e poiché egli stesso si è appellato all'imperatore, ho deciso di mandarglielo. Siccome non ho nulla di certo da scrivere all'imperatore, l'ho condotto qui, davanti a voi e principalmente davanti a te, o re Agrippa, affinché, dopo questo esame, io abbia qualcosa da scrivere, perché non mi sembra ragionevole mandare un prigioniero senza rendere note le accuse che vengono mosse contro di lui».